Ciao, oggi volevo parlarvi di un marchio non molto conosciuto. È un marchio che viene venduto sia nelle in alcune erboristerie che in farmacie. È un marchio particolare perché all'interno dei suoi prodotti contiene polvere di zaffiro. Il marchio in questione infatti si chiama Sefir. Io ho avuto la possibilità di provarlo e devo dire che sono piacevolmente sorpresa dai risultati che si ottengono con questi prodotti. Sono prodotti di make-up. Ho potuto provare la collezione estiva e si chiama appunto Affascinante Spensieratezza. Allora, vi faccio vedere i prodotti così e cercherò di testarli, insomma, di farveli vedere applicati proprio per farvi vedere come sono in realtà, ecco. I miei pareri sono personali, quelli sicuramente, non ho nessun obbligo con l'azienda, assolutamente. Mi hanno dato questa opportunità e l'ho accettata. Chi non lo farebbe? Poi vabbè, ovviamente qualcuno mi dirà sicuramente, ecco, vabbè, tu stai dicendo che i prodotti sono buoni proprio perché te li hanno mandati. Vabbè, ognuno la pensa poi come vuole, no? Allora, vi faccio vedere, la collezione. Comprende un duo di ombretti che si chiama Precious Eyeshadow. E sono degli ombretti cotti, vi faccio vedere già il packaging che è molto bello, tra l'altro, eccolo qua. E questo è il duo, fatto in questo modo, con appunto anche il suo applicatorino che trovo utilissimo proprio perché si stendono molto bene anche con l'applicatore. Hanno questi due colori qua, molto scriventi, morbidissimi, non farinosi. È un duo che costa 20 euro, quindi effettivamente costano molto. 4 grammi di prodotto, 12 mesi la scadenza, però ne vale la pena secondo me. Sono veramente degli ottimi prodotti. Mi piacciono anche i colori e tra l'altro quello arancione l'ho utilizzato in questo trucco. Questo sui 20 euro. Poi c'erano all'interno dei rossettini, sono due della collezione estiva, si chiamano Virtual Touch Lipstick e ve li faccio vedere. Questi sono i due rossettini, il packaging è veramente carinissimo secondo me. Il primo è il numero 830, è un nude rosa. È questo colore qua ed è quello che ho sulle labbra ora, hanno quindi questo finish glossato effettivamente. E ovviamente in questo momento mi si è appena rotto. Guardate, si è stortato tutto, quindi devo fare molta attenzione, ecco. Però mi piace tantissimo questo colore. Ovviamente il colore che mi piace si è rotto, mi sembra ovvio. Vabbè, vi faccio vedere comunque com'è. È questo rosa qui, nude. E poi l'altro colore è il numero 930 ed è un rosso corallo ed è quest'altro colore qua. Poteva rompersi questo che lo utilizzo di meno, invece quello lì si vede che l'ho utilizzato troppo e questi sono i due colori. Nella collezione vi sono anche tre gloss, che sono questi tre. Questi si chiamano Tempting Gloss. E sono questi tre colori. Allora, il primo è il numero 730 ed è questo fucsia, tutti brillantinati, ed è questo qua. Poi vi è il 731, che è questo arancione qui, che è più arancione rispetto a quello che si vede, proprio arancio, ecco, che è il secondo. E poi c'è il numero 732, che è questo colore qua, che è sul rosso, diciamo, un rosso scuro, ed è questo qua. Questi mi piacciono perché comunque hanno una buona tenuta, mi piace l'effetto che fa sulle labbra, semplicemente non sono un amante dei gloss con i brillantini, mi danno un po' fastidio sulle labbra, ecco. Per il resto però sono veramente molto buoni. Un altro prodotto è questa, che è la Summer Glow, che è una terra. Guardate, il packaging è così. Ed è questa qua. Ed è appunto una terra che è setosa, ha una consistenza strana, è un incrocio fra una polvere e una crema, insomma.
ed è una terra che aiuta, diciamo, a regalare una leggera abbronzatura piuttosto che a illuminare. Infatti ha queste varie strisce di diverso colore. Vediamo se riesco a farvele vedere. Vedete, sono di colori diversi. Prendendoli appunto tutti insieme si viene a creare un colore abbastanza scuro che può essere utilizzato per il contouring, che ha appunto un finish brillante proprio per diciamo dare un po' di abbronzatura, ecco. Ovviamente se si prendono i primi due colori l'effetto sarà più chiaro, quello sicuramente. E questa mi è piaciuta molto proprio perché comunque si può calibrare se si vuole un colore scuro, un colore chiaro, se si vuole mischiare il tutto, eccetera, eccetera. Ultimo prodotto è questa, che è appunto la Sun Glow, ed è una crema tonalizzante, diciamo, una crema abbronzante per modo di dire. Questo è il colore. E infatti bisogna, diciamo, stenderla bene, sfumarla bene, perché sennò diventerebbe troppo scura. Per quello si stende molto facilmente, quindi si può anche diciamo distribuire bene, quindi anche sfumare bene. Vedete, questo è l'effetto finale che fa, si è distribuita bene. Dà un po' di colore a un incarnato che comunque magari è un po' spento, comunque bianchiccio, ecco. Ovvio, se è troppo chiaro non sta bene perché sennò fa effetto mascherone. E niente, questi erano i prodotti della linea estiva. Intanto sto testando anche quelli di un'altra linea che si chiama Bagliore di Zaffiro, che credo sia la collezione permanente, ma non ne sono proprio sicura. Casomai vi metterò appunto tutte le informazioni qua in basso. Se avete delle domande da farmi su, per esempio, dove trovare questi prodotti, scrivetemi qua sotto di dove siete e io vi dirò i punti vendita che appunto vendono la Sephir. Io credo che appunto, vabbè, non vi ho letto i prezzi e questo me ne sono resa conto solo ora, però comunque vi dico subito velocemente più o meno quanto costano. Allora, la Sun Glow, questa che è appunto la crema colorata, mettiamola così, abbronzante, sono 50 ml e costa 28 euro. Il duo vi ho già detto che costa 20 euro. I rossettini, di cui ahimè uno si è rotto, i rossettini costano 18 euro l'uno. Effettivamente sono dei prodotti che hanno un costo. I gloss sono 14 euro l'uno. La Summer Glow, che è la terra tonalizzante, quella fatta a strisce, è il prodotto che costa di più, credo, perché costa 33 euro. Questa effettivamente è molto cara. E credo di avervi detto tutto. Mi sembra di sì, non mi ricordo più. Sì, credo di avervi detto tutto. Niente, spero che questo video vi possa essere utile, ecco, per conoscere comunque dei prodotti nuovi molto validi. Ovvio, sono prodotti che non tutti compreranno perché comunque sono prodotti molto cari, però se uno li prova effettivamente secondo me poi dice, beh, probabilmente ci sarà un motivo, ecco, posso rendermi conto che c'è un motivo sul perché costano tanto. Niente, questo è tutto, vi lascio al prossimo video, un bacione, ciao!